Una domanda su quanto leggiamo dai giornali relativamente al decreto Genova fermo alla ragioneria dello Stato. Dov'è? Chi lo sa? Si dice che non ci siano forti dubbi sulle coperture. Nulla, mi dispiace che non posso aiutarvi, ma io so che ho partecipato, cioè ho suggerito al governo tutto quello che serve alla città di Genova per il decreto. Il governo mi ha assicurato che ci sarebbero stati inseriti nel decreto. Da quel momento in poi io il decreto non l'ho visto e aspetto di vedere il decreto. Io so che se il decreto ha tutto quello che abbiamo chiesto, bene, se non è così torneremo a Roma, perché noi vogliamo assolutamente che tutto quello che abbiamo chiesto sia inserito nelle norme. Questa insistente voce sulla mancanza di una copertura che verrebbe appunto da fonti comunali rispetto alla ragioneria di Stato, è preoccupato? Sarebbe un problema molto grosso. Io non penso che sia così, perché le cifre, adesso parliamoci seriamente, le cifre di cui noi chiediamo sono irrisorie per un governo nazionale, sono importanti per Genova, ma se guardate i numeri sono irrisorie. Tenete presente che solo il porto di Genova genera più di 5 miliardi di IVA all'anno, e tenere il porto di Genova col punto di domanda per 150-160 milioni di ponte, fate un po' i conti se è una buona decisione economica o no. Ancora notizia di oggi è il fatto che il ponte non si potrà demolire prima di dicembre. Questo fatto, il decreto che tende ad arrivare, è un'eterna attesa, sembra. Io non so chi l'ha detta questa notizia, sì, so che è stato un avvocato di un difensore, mi sembra. Dovremmo parlare col giudice e con la procura, perché perlomeno certi lavori devono poter essere iniziati, se non altro la liberazione di alcune strade che sono sotto il ponte, che in questo momento creano un grosso problema, dividono la Valpolcevera in due. Quindi io ho già l'accordo con la procura, che parleremo subito questa settimana non appena il GIP avrà stabilito quali sono le regole, se non altro per liberare alcune aree. Senta, il fatto che Toninelli continua ad insistere su questo ponte, dove socializzare, dove si può stare insieme, secondo lei è una mancanza di rispetto per i genovesi? Io so solo che per socializzare utilizzo la barca a vela, che è certamente una cosa migliore. Ci sono tante aree a Genova per socializzare. Se non dico che non si possa socializzare in un ponte, però dico che se dobbiamo ritardare uno o due anni il ponte per socializzare, beh, allora suggerisco alla città di socializzare da un'altra parte e avere un ponte in fretta. Questo serve molto di più alla città di Genova.